Questo video volevo veramente farlo. Allora, c'è una cosa che mi dà fastidio. La cosa che mi dà fastidio sono le etichette. Etichettare qualcuno o qualcuna per quello che fa. Quindi faccio un esempio. Se uno dice che gli piace Roma, deve essere per forza un romanista. Se uno dice che gli piace la T-Rock, deve essere per forza un vaggaro. Se uno dice che gli piace, non so, l'Alfa 156, deve essere per forza alfista. Queste etichette non le ho mai sopportate, e in special modo in questo momento storico. In questo momento storico sappiamo che c'è questa suddivisione tra VAS e non VAS, ed è naturalmente anche questa una grande stronzata, una grande stupidaggine. Perché dico questo? Perché è innegabile che negli anni c'è stato un grande progresso, ma anche nella salute delle persone. Inutile che tanti mi dicono ci stanno avvelenando. Oggi, rispetto a 30 anni fa, la vita è notevolmente più sana rispetto a 30 anni fa. Vi faccio l'esempio più banale che io ho in famiglia. I miei nonni, sia paterni che materni, sono morti tutti attorno ai 60 anni, circa 20, 30 e 50 anni fa, 40 anni fa, 45 anni fa. Naturalmente erano arrivati agli anta, ai 60, con uno stato di salute che non era assolutamente quello che hanno i sessantenni, i settantenni e gli ottantenni oggi, ma anche di più, anche i novantenni oggi. È inutile che ci giriamo, è inutile che diciamo stupidaggini, che oggi la vita è meno sana, si vive peggio. Assolutamente no. Oggi si vive meglio e si vive molto, ma molto di più. Tant'è che un sessantenne di oggi non lo vedi più che un sessantenne. Sembra ancora un quarantenne, un settantenne sembra uno di 55 anni, di 30 anni fa e via discorrendo. Tutto questo per dire che cosa? Tutto questo per dire che al giorno d'oggi le possibilità di vivere a lungo in salute ci sono, è inutile che ci giriamo attorno, ci sono. Oggi le persone vivono molto di più e molto meglio rispetto a 30 anni fa, e non potete dire che non è vero. Però è anche vera una cosa, che prima l'età media era circa, diciamo, l'età di decesso di una persona era circa 65, 68 anni, così. Oggi è notevolmente aumentata, l'età media credo che sia 85 per gli uomini e 87 per le donne addirittura. Però è vera anche una cosa, è vero, prima si moriva, prima tutti in generale. Però purtroppo è vero che oggi ci sono persone, e questo però per dovere di cronaca, per dovere di giustizia bisogna ammetterlo, non da adesso, da un pochino di anni, ci sono giovani e anche persone di sotto i 30 anni che muoiono di colpo come se si spegnesse un interruttore. Naturalmente c'erano anche 30 anni fa, 35 anni fa, nessuno viene a dire che non c'erano, però obiettivamente erano molto inferiori rispetto ad oggi. Quindi oggi abbiamo una parte di popolazione che vive moltissimo, che vive molto a lungo, e purtroppo una parte di popolazione che di colpo, giovanissima o comunque ancora giovane, viene di colpo a mancare. Ora non chiedetemi quali siano le ragioni, nell'ultimo anno in parte lo sappiamo, ma gli anni precedenti comunque sia c'erano sempre queste cose qui, io me le ricordo. Per dovere di cronaca dobbiamo dirlo, non possiamo essere irreali. Quindi io al giorno d'oggi ho una grande, per chi non lo sapesse, ho una grande fiducia
nel progresso della scienza e della medicina, ma grande fiducia. Però ritengo anche una cosa, ritengo che bisogna osservare attentamente ciò che per una persona è migliore o peggiore. Io penso a questo. Non dico che bisogna fare, non faccio come i soliti classisti, quelli dei Novas o Vas. E lo dico così, sapete perché. Io non faccio il classista. Penso che a ogni persona corrisponda un determinato stile di vita, una determinata necessità di farmaci, medicine, alimenti, proteine, grassi, zuccheri, e chi più ne ha più ne metta. E ognuno della propria vita sa, o perlomeno la maggior parte delle persone sanno cosa è migliore, positivo per la propria salute e cosa invece o non ha assolutamente necessità di essere effettuato o semplicemente gli fa male. Quindi io dico sempre, non sempre un bicchiere di vino fa male, non sempre un bicchiere di grappa fa male, non sempre un cognac fa male, non sempre una sigaretta fa male, non sempre farsi un bel paninozzo con la porchetta fa male, perché tutto nella propria vita ha il suo tempo, il suo momento, il suo percorso e a volte anche il suo sfizio. Questa è la verità. Quindi, tornando al discorso iniziale, detesto chi seleziona le persone in base a una scelta. Io oggi posso comprarmi una Volkswagen T-Roc, ma non per questo essere vaggaro, domani comprarmi l'Alfa Romeo Stelvio, o il giorno dopo comprarmi una Seat. Cosa c'entra? Uno fa le scelte in base a quello che più lo aggrada. Come io oggi posso scegliere di mangiare tutto vegano perché ho deciso che 3 volte a settimana mangerò soltanto vegano, o posso decidere la domenica di mangiarmi mezzo maialino, ma non per questo debba essere un anti-vegano o un vegano soltanto. Questo è. Quindi, tornando al discorso, io penso che al giorno d'oggi si viva molto di più e meglio, e questo non possiamo negarlo perché è la verità. Cioè, guardate persone di 70 anni oggi, sembrano dei pischelli ancora. Però bisogna osservare molto attentamente quello che si fa. Tutto, come è sempre stato il mondo, prescinde sempre dall'intelligenza e dalla capacità della persona. Ciao a tutti e ci vediamo domani.